Ciao, sono Mary Jo, sono una specialist in debactive in fisioestetica. Infatti oggi voglio spiegarvi come Indiba può aiutarvi a migliorare il tuo stato di salute, che è lo specchio della nostra bellezza. Indiba Active, innanzitutto, andiamo a vedere che cos'è. Indiba Active è anche conosciuta come tecarterapia, cioè trasferimento elettrico capacitivo resistivo. In questo modo possiamo capire che c'è una trasmissione di energia nel tessuto, quindi un flusso elettrico che parte da un elettrodo e passa attraverso il nostro tessuto, che viene posto su una placca di ritorno, che è questa qui. Il flusso di corrente che parte dall'elettrodo può focalizzare la sua efficacia sotto l'elettrodo o in maniera profonda nel nostro tessuto. Questo dipende dalla differenza degli elettrodi che utilizziamo. Questo qui è l'elettrodo capacitivo, più scuro, è ricoperto da una sostanza plastica, un poliammide, e fa sì che, essendo una sostanza molto resistente, l'effetto che noi abbiamo è prettamente superficiale. Quindi, se possiamo pensare a un caso di fisioestetica, quindi se abbiamo un tessuto flaccido, possiamo avere effetto di tonificazione del tessuto. Quindi lo utilizzeremo in trattamenti superficiali, locali, perché l'effetto è al di sotto dell'elettrodo, e per rendere i tessuti più idratati, quindi avremo effetto sui tessuti più liquidi, quindi la muscolatura, la nostra pelle. Oltre l'elettrodo capacitivo, è possibile utilizzare l'elettrodo resistivo, che è questo qui, ed è dello stesso materiale della placca di ritorno che vi ho fatto vedere prima. In questo modo il flusso di corrente e l'effetto della corrente di Indiba Active sarà profondo. Qui vedete che l'effetto in arancione è focalizzato sulle parti più dense, più resistenti alla corrente, quindi tessuto osseo, un tessuto connettivale fibroso e un tessuto più denso. In questo caso, se dovessimo pensare a migliorare la nostra bellezza, sicuramente l'elettrodo resistivo lo utilizzeremo per trattamenti più profondi, tessuti fibrotici. Un tessuto fibrotico importante in fisioestetica è il grasso, l'adipe, e Indiba può aiutarci a ridurlo. In più, useremo il resistivo in tutti quei trattamenti dove lo stimolo elettrico vogliamo che sia più globale. Quindi, se vogliamo trattare un arto intero, potremmo applicare l'elettrodo resistivo alla fine del nostro braccio e avere una placca di ritorno dietro la nostra schiena e avere un effetto elettrico lungo tutto l'arto. Indiba Active ha quindi diversi effetti sul tessuto. Sicuramente possiamo stimolare la neoformazione di collagene, quindi tutti quei tessuti flaccidi, se abbiamo casi in cui se ti è capitato di ingrassare e poi dimagrire velocemente e hai più tessuto pendente, più flaccido, Indiba può aiutarti a ritornare alla tua situazione iniziale. Ha un effetto rigenerativo sulla pelle, quindi se hai fatto un parto cesareo, Indiba può aiutarti a migliorare la bellezza della tua cicatrice, ma non solo, noi siamo fisioterapisti, quindi potremmo aiutarti a migliorare la funzionalità di tutto il tuo apparato che ha subito una gravidanza e un parto. Può migliorare l'ossigenazione e la circolazione, quindi se ti capita di avere gambe pesanti che fanno male, se facciamo un tatto più profondo o a fine giornata hai crampi notturni, Indiba sicuramente può aiutarti in tutte queste disfunzioni del microcircolo e dell'apparato vascolare. In più, genera lipolisi, quindi dove abbiamo un tessuto grasso localizzato sulle culotte de cheval o un tessuto addominale localizzato che non riusciamo con la sola dieta o la sola attività sportiva a mandar via, Indiba può aiutarti. In più, l'effetto migliore di Indiba è il drenaggio, perché Indiba può essere utilizzata sia con temperatura, ma può essere utilizzata anche senza percepire temperatura nel tessuto. In questo modo si possono trattare tutti quegli edemi acquosi, le gambe gonfie, quando vedete la gamba che è gonfia dalla caviglia fino al bacino, in quel caso questi linfedemi possono essere trattati con Indiba.
Quindi, se dobbiamo pensare alla fisioestetica, Indiva sicuramente può avere due tipologie di trattamento, i trattamenti viso e i trattamenti corporali. Per quanto riguarda i trattamenti viso, possiamo fare un drenaggio facciale, borse, occhiaie, in tutte quelle situazioni di congestione che abbiamo bisogno di liberare questo tessuto ricco di acqua. Rughe, visto che stimoliamo il connettivo, rilassamento cutaneo e trattamento di cicatrici sul viso. Se invece Indiva vogliamo utilizzarla in trattamenti corpo, potrai sicuramente chiedere al tuo fisioterapista Indiva di curare una cellulite in cui senti dolore, tanto dolore, gambe pesanti. Indiva potrà aiutarti. Rilassamento cutaneo, lipoedema e linfedema, che sono tutte quelle situazioni, come vi dicevo, di gonfiore eccessivo che ti dà anche un'impossibilità, ti peggiora la qualità della vita. Invece Indiva, trattando tutte queste patologie, ritenzione idrica, linfedema, ti potrà aiutare a migliorare la tua qualità della vita e a sentirti bene con te stessa. E il trattamento di cicatrici, ovviamente, se parliamo di cicatrici che si trovano sul nostro corpo. Vi faccio vedere un esempio di trattamento su una cicatrice acuta, quindi uno stato acuto di una cicatrizzazione iniziale, in cui vogliamo migliorare sia l'aspetto della cicatrice ma la funzionalità della cicatrice per prevenire tessuti fibrosi, aderenze. Quando vedete quelle cicatrici spesse, dure al tatto, Indiva può aiutarvi. Qui vediamo anche un effetto di Indiva su un ematoma importante, un gonfiore, un dolore addominale, e questo è il risultato dopo applicazioni di Indiva, dove potete vedere come, oltre a essersi ridotto notevolmente l'ematoma e l'edema, si ha un miglioramento qualitativo del tessuto e anche della cicatrice in questo caso. Qui vediamo il caso di una cellulite adiposa, quindi una paziente che non si sentiva bene con se stessa, aveva dolore al tatto, gambe pesanti la sera. In questo caso Indiva, avendo migliorato lo stato del tessuto, quindi sia abbiamo aumentato la circolazione, la vascolarizzazione, ma anche abbiamo avuto un effetto sull'adipe localizzato, come potete vedere qui nell'interno coscia. Quindi non esitate a chiedere al vostro fisioterapista di applicare Indiva anche nell'ambito fisioestetico per sentirvi bene con voi stesse. Spero di essere stata chiara, di avervi spiegato tutto, e seguiteci sul canale YouTube Indiva Active.